Eder. Mac. Pallister. Negati gli arresti domiciliari a Monia Bortolotti, la donna accusata di aver ucciso a distanza di un anno l'uno dall'altro, i suoi due figli neonati nella sua casa di Pedrengo. Il padre adottivo della Bortolotti aveva dato la disponibilità ad accoglierla ai domiciliari nella sua casa di Gazzaniga, ma i giudici del Tribunale del Riesame hanno rifiutato la richiesta di annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare o comunque una misura meno afflittiva, presentata dal legale della 27enne. Le motivazioni della decisione saranno depositate entro 45 giorni. La GIP ritiene che Monia Bortolotti possa reiterare il reato. La 27enne dunque resterà nella cella di sicurezza dell'ospedale Papa Giovanni XXIII, dove è stata trasferita da via Gleno quasi subito dopo l'arresto di inizio novembre. Gli psicologi che la seguono vogliono essere infatti certi che la Bortolotti possa reggere l'ambiente carcerario. Per lei non sono state comunque previste attenuanti. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!